noi siamo un'associazione sportiva, lavoriamo con cani, cavalli, asini e tanti altri animali. Il nostro obiettivo è diventare centro specializzato per gli interventi assistiti con gli animali e siamo tutte in fase di formazioni secondo le linee guida nazionali. Cerchiamo di essere di supporto alle famiglie, soprattutto agli adolescenti e collaboriamo con associazioni di disabili e quindi il nostro intento è di mediare con l'animale e cercare di venire incontro a tutte le esigenze di questi giovani adulti che stanno crescendo in una società circondati da tecnologia e da mille stimoli e quindi la nostra idea sarebbe di riportarli a contatto con la natura. Noi lavoriamo già da molti anni, effettuiamo centri estivi, anche campus invernali, collaboriamo con parecchie scuole, facciamo progetti educativi e noi viviamo veramente a contatto con la natura, io vivo proprio direttamente dentro la nostra struttura e viviamo proprio insieme ai nostri animali, quindi dietro di me ci sono Gigio e Turchina, le nostre due mascotte, i nostri asinelli, e il nostro pony super stressatissimo come vedete, lui è Whisky, e Whisky è arrivato con Babbo Natale quando mio bimbo aveva 2 anni e mezzo e adesso è diventato la mascotte del nostro centro. Qua con me ci sono 2 mie collaboratrici, Anita e Caterina. Anita si sta formando in arte terapia e Caterina ha già finito il suo percorso come coadiutore dell'asino e io sto finendo il mio come coadiutore del cavallo. Noi abbiamo già una nostra equipe formata con un responsabile di progetto e un referente di intervento, il nostro veterinario specializzato e stiamo cercando di sfondare un grande portone, quindi di lavorare con bambini, adulti e disabili aiutandoci con i nostri amici animali. Noi abbiamo la nostra struttura a Vighizzolo e là abbiamo 50 animali e le porte sono sempre aperte per chi vuole venire a trovarci, noi siamo a disposizione. È arrivata anche Nicoletta che è un'altra nostra collaboratrice, lei è già coadiutore del cane e quindi il nostro obiettivo è proprio trasmettere e lavorare nella relazione tra l'animale e l'adulto o il bambino.